Quando si parla del non profit, si pensa ad un universo univoco, si pensa soprattutto al volontariato. E non è così? Non è soltanto così. Il volontariato è una componente rilevante del settore, ma non è l'unica. Il censimento delle istituzioni non profit metterà a fuoco una realtà fatta di tante realtà, dalle organizzazioni di volontariato alle cooperative sociali, dalle associazioni culturali, ricreative, sportive e sindacati. E volendo citarle tutte, l'elenco è ancora molto lungo. Cosa hanno in comune entità così diverse? Un aspetto importante, anzi due. Il primo, diciamo, è di natura tecnica, è che queste unità hanno una finalità non lucrativa e questo le accomuna tutte. Il secondo, più importante dal punto di vista della funzione sociale, è che operano in un'ottica di servizio, sono di fatto al servizio della collettività, anche se in modi differenti. Il censimento ne traccerà il profilo? Sì, chiamando in causa un campione di circa 110.000 istituzioni, che rappresentano i diversi aspetti del no profit. In questo senso i risultati del censimento daranno informazioni dettagliate sul settore e sulle sue caratteristiche. In sintesi, perché è importante il censimento? Perché è importante il non profit. Non esistono nel paese informazioni così dettagliate e approfondite come quelle prodotte dal censimento. I dati del censimento faranno emergere quello che è divenuto il modello non profit, che è in grado di coniugare sviluppo economico e coesione sociale, e capace di creare opportunità di lavoro in un periodo di così grande difficoltà generale.